Oh, bentornati a tutti ragazzi qui sul canale di Will to Fight. Oggi vi porto una nuova serie sulla nuova esclusiva Sony di Sucker Punch, Ghost of Tsushima. In particolare questo gioco parla della prima invasione dell'impero mongolico nei confronti del Giappone del 1274, riprendendo un po', cercando di ricreare il Giappone feudale nelle sue, diciamo, strutture peculiari, tuttavia presentando anche personaggi fittizi come il nostro protagonista Jin Sakai, che seppur facente parte del clan Sakai effettivamente esistito a partire dal XIV secolo, e in questo caso è impossibile che sia un personaggio effettivamente esistito proprio perché il clan viene costituito successivamente all'invasione del 1274. In particolare, all'inizio viene raccontata, diciamo, narrata a schermo l'invasione della flotta mongolica sulle sponde di Tsushima, che è appunto questa isola dell'arcipelago giapponese nel sud-ovest del Giappone. E perpetuata dal Gran Khan Kubilai Khan, che appunto voleva espandere i suoi domini sul Giappone, e in particolare nel gioco viene ritratto attraverso le vesti di Khotun Khan, anche se personaggio fittizio anche questo, ma che in realtà è un'invasione effettivamente avvenuta da parte di Kubilai. Lo stesso Kubilai Khan, che molti magari avranno sentito parlare, poiché è l'uomo che ha accolto Marco Polo nella sua nuova capitale di Cambalic, dopo aver occupato l'impero cinese. E lo stesso Kubilai è quel mecenate da una parte e grande condottiero che appunto accoglierà Marco Polo nel suo viaggio e nel suo periodo, diciamo, di residenza in Cina. E quindi quell'uomo lì è lo stesso uomo che in realtà, essendo a capo dell'impero mongolico, voleva espandere i suoi domini anche in Giappone e occupare appunto le terre giapponesi per la loro fertilità e capacità di arruolare nuovi uomini, soldati per la sua orda. All'inizio viene narrata appunto questa invasione, farò vedere la cinematica iniziale in cui si assiste al primo scontro tra i samurai, e in questo caso portato avanti da Lord Shimura, che è anche questo personaggio fittizio, ma effettivamente il personaggio storico di riferimento è un certo Sosuke Susekuni, un samurai, diciamo il leader dei samurai di Tsushima, che insieme ai suoi 80 samurai cercherà di affrontare l'orda mongolica e cercare di arginare l'invasione per non fare in modo che non arrivi all'intero Giappone. E niente, quindi adesso ci possiamo godere la cinematica. も涙もなく、大
ただひたすらに暴虐だ。我が方は八十、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな、飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ、それが我らが道だ。我らこそ対馬の勇士、我らこそモノノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。よよく聞け、腕に覚えのものあらば言いでよ。なだチムニだ。我こそは足立晴信、かの足立義信が五代の末裔なり。叫けむよ。さあかかれ、手を離せ、島を守れ、かかれ。Bene, qui l'inizio del gioco, e siamo a cavallo sulle coste di Tsushima, cerchiamo di scappare da dardi, colpi di trabucco e ogni sorta di cose che può volare dal cielo. E niente, qua si vede una prima istanza del sistema di combattimento a cavallo con la katana, e adesso c'è un'altra cinematica. Ecco, qui si vede il sistema combattimento a terra con la katana. È abbastanza semplice, è strutturato. Sicuramente hanno studiato per ricrearlo, e hanno utilizzato molto probabilmente anche degli artisti marziali di Kendo o Kenjutsu per la ricostruzione del motion capture per quanto riguarda i movimenti. Chiaro che il gameplay rimane molto cinematico, anche per essere spettacolarizzato rispetto a quello che potrebbe essere effettivamente un combattimento di duello tra samurai o tra un samurai e un qualsiasi avversario, che comunque deve rimanerci la componente di giocosità del titolo,
e deve rimanere anche piacevole dal punto di vista di quello che vedi a schermo. Tuttavia è reso piuttosto bene, il sistema di combattimento è divertente, è ampio, è strutturato e soprattutto più avanti si scopriranno molte meccaniche interessanti e si amplierà ulteriormente. All'inizio è molto semplice e niente.残された道は一つ。敵将を見つけ出し、討ち取るのみ。最後まで男をいたします。確認した。いたぞ。あれが敵将。確保はできています。 我が名はコトム。フビライの遺徳、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ。この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし、焼き払うかをな。 今一度己に問う侍よ、我に下るか。
Ecco, qui si comincia a giocare, corre nei panni di Jin Sakai, si vedono le prime meccaniche di investigazione, che saranno fondamentali durante il gioco, per ritrovare indizi, per le missioni, e per raccogliere oggetti, armi, eccetera. Ecco, qui si iniziano a intravedere le prime meccaniche stealth del titolo, che in realtà sono abbastanza preponderanti, perché molte missioni vanno fatte in modalità stealth, senza farsi scoprire, oppure cercando di non farsi scoprire da personaggi che stai inseguendo, eccetera. Abbiamo raccolto un'armatura. たちが欲しいならついといて。どれほど寝ていた？数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。 Bene, da qui dobbiamo seguire Yuna e capire un po' cosa sta succedendo per riuscire a trovare la katana e poi poter proseguire. Questa missione va fatta tutta in stealth, perché ovviamente non avendo nessun'arma non c'è alcun altro modo per poterla fare, per poter andare avanti. Ecco, fa vedere che si può andare anche sotto le case per potersi nascondere. Shimura-dono wa ore no ujida. Anta ga Sakai-jin ka? Jitou no oi no?
生きておいでか。おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。兼田の木である。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下文を送り、 五条六も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた？死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。 待って。家族が言うんだよ。鬼畜め。今はこらえて行くよ。 騎兵だ。武装しておる。島中駆け回ってるよ。みんな奴隷にされたりコロッと撃って。よし。 Ecco qua, scopriamo la meccanica di arrampicata. Possiamo nasconderci sui tetti per non farci beccare. Allo stesso modo assassinare bersagli dall'alto. Raccogliamo le provviste per la prima volta, che saranno fondamentali per l'upgrade delle armi e di qualsiasi oggetto fondamentalmente. Bisogna raccogliere quanto più possibile, perché servono per fare quasi tutto. Qui siamo arrivati al momento clou della missione, quando trovi la katana del clan Sakai. Waganawa Sakai Jin. Gito de Aru Shimura dono no voi. Okubio de Wanai! Omae ni kanau mono wa inai na. だが
まだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか？これは酒井家の宝刀。戦を鎮め、命を救った太刀だ。殴られたのか？いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、叔父上。そうか。Ecco, qui inizia l'addestramento con lo Zishimura usando il Bokken o Bokuto, la spada di legno, per l'allenamento. Qua si rimparano le meccaniche di gioco, in particolare le meccaniche di combattimento, in cui ci sono i colpi leggeri, i colpi pesanti, e i parry e anche le schivate. O te li affondi. Yoroshi, saio ni tatakaereba aza o tsukerareru koto mo nakatta na. Fui o tsukaretan desu. Dewa sono aza o tsuketa mono ga modotte kitara, kitanai te mo tamerawanu aite kara ika ni shite mi o mamoru. Soyatsu no me ni suna o abise, hana o orimasu. それからめった打ちにしてやりましょう。それは誇りのない安き勝利だ。武士たるもの、敵が卑劣であろうと自らは堕落することなく己の義を貫け。忘れてはならぬぞ。はい、叔父上。ではわしの防御を崩せ。酒井陣が勇ある武士だと示してみよう。In particolare qua fa imparare come spezzare la difesa dell'avversario, riuscire ad arginare anche i nemici che si difendono molto. わしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。よし、よく防いだな。疲れた、休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え痛みに耐えてみせよ。よし、では受け流しを教えよう。わしの動きをしかと見ている。打ち込まれたらすかさず防げ。焦ってはならん。覚えが早いぞ。恐れるでない、打たれる刹那を狙え。守りの構えは見飽きたぞ。ずっと木刀に守ってもらうのか。構えを崩せ、弱く見えるぞ。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわし、ささず切り返してみよう。よし、その息だ。よいか、かわしたらすぐさま攻めろ。うまく避けたな。よい切り返しだ。
いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導、痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に5本打った方が有言を決めるとする。ではタコにしましょう。うまいぞ陣。手を上げたな。お見事です。飯の前にあと一つだけ問おう。 代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたか分かるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよ。誉れ、勇猛に戦い、堺の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは、それは 民を守ること、己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。 しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。アフナテルサムライク。 騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ。燃えてる家の裏手さ、おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い鬼畜ども。 たちも取り返した。ちょっと。
坂平だ。一人も逃がすでない。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが、どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。こちらは軍馬、浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？名をつけねばな。影、世を守る闇。ノブ、誠の心。Dopo aver scelto Nobu, il cavallo della fiducia di Sakai, insieme a Yuna, sta prendendo il suo viaggio alla città di Komoda, verso il castello di Kaneda, per andare a salvare lo zio Lord Shimura, che è rinchiuso proprio in questo castello. E nel prossimo episodio vedremo gli avvenimenti legati al castello di Kaneda. Quindi vi aspetto ancora una volta qui sul canale di Will to Fight per vedere cosa succede nel proseguimento di questa serie. Alla prossima.